Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi avremo a che fare con questo decespugliatore. Praticamente parte, resta acceso al minimo e come si accelera si spegne, si invasa. Credo che siano le membrane del carburatore, perché dopo tanti anni tendono a seccarsi e non fanno più il loro lavoro, non fanno passare più la benzina nel modo giusto, o ne fanno passare troppa o ne fanno passare troppa poca. Queste sono le membrane vecchie. Adesso ho recuperato un kit nuovo, le sostituiamo tutte quante e vediamo se si risolve. Cambieremo anche la candela perché anche questa è molto vecchia e vediamo. In precedenza ovviamente l'avevo già smontato per togliere le membrane vecchie, adesso lo riapriremo, all'interno l'ho già pulito e soffiato, adesso metteremo su quelle nuove e vediamo se il problema è risolto. Anche la pompetta con la sua membrana adesso smonteremo anche lo spillo per pulirlo sotto, gli darò una soffiata e puliremo anche questo. È pulito, quindi rimontiamo il tutto. Questo è il kit delle membrane nuove, c'è anche la guarnizione del carburatore e le cambiamo tutte. La membrana, la prima va messa a contatto con la parte sotto del carburatore, poi va la guarnizione che fa spessore. Non potete sbagliare perché ci sono dei perni che quindi obbligano l'ingresso. Poi avremo la membrana nuova. Il piattello va
a lavorare su questa levettina. Sopra ci va l'altra guarnizione. Così. Ok. E possiamo rimontare la pompetta. Speriamo che la causa sia questa. Ok, adesso possiamo rimontarlo. Fianco c'è un asilo, sono tutti i bambini che giocano. La guarnizione tra carburatore e collettore ha un forellino, non sbagliate a metterla, a rimontarla. Ricolleghiamo i tubi della miscela. Mettiamo la camera nuova. Mettiamo il filtro dell'aria. Che ho già soffiato precedentemente. Pompiamo la benzina. Quindi ragazzi, oltre ad aver cambiato le membrane, era totalmente scarburato. Praticamente andava, cioè si metteva in moto solamente con l'aria chiusa, quindi come se fosse freddo, e come aprivo l'aria si spegneva. Tramite questa vite, che non è il minimo, tanti la scambiano per il minimo, ma il minimo è questa, si effettua la carburazione dello spillo, la regolazione dello spillo. Adesso oramai si è fatta una certa, magari domani vi faccio vedere come va ed è perfetto.
bene ragazzi, anche questa missione è stata compiuta, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale e lasciate un like, mi raccomando. Ciao!